Applauso. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che invia i suoi discepoli per la missione. Li invia a due e raccomanda una cosa importante, di portare con sé solo il necessario. Fermiamoci un momento su queste immagini. I discepoli sono inviati insieme e devono portare con sé solo il necessario. Il Vangelo non si annuncia da soli, no, si annuncia insieme, come comunità. E per questo è importante saper custodire la sobrietà. Saper essere sobri nell'uso delle cose, condividendo le risorse, le capacità, i doni e facendo meno il superfluo. Perché? Per essere liberi. Il superfluo ti fa schiavo. E anche perché tutti abbiano ciò che serve a vivere in modo dignitoso e a contribuire attivamente alla missione. E poi essere sobri nei pensieri, essere sobri nei sentimenti, abbandonando i preconcetti, abbandonando le rigidità che come bagagli inutili appesantiscono e intralciano il cammino, favorendo invece il confronto, l'ascolto e rendere così più efficace la testimonianza. Pensiamo ad esempio, cosa succede nelle nostre famiglie o nelle nostre comunità quando ci si accontenta del necessario, anche con poco, con l'aiuto di Dio si riesce ad andare avanti e andare d'accordo, condividendo quello che c'è, rinunciando tutti a qualcosa e sostenendosi a vicenda. E questo è già un annuncio missionario, prima e più ancora delle parole, perché incarna la bellezza del messaggio di Gesù nella concretezza della vita. Una famiglia, una comunità che vivono in questo mondo, infatti creano attorno a sé un ambiente ricco di amore in cui è più facile aprirsi alla fede e alla novità del Vangelo e da cui si riparte migliori, si riparte più sereni. Se al contrario ognuno va per conto suo, se ciò che conta sono solo le cose che non bastano mai, se non ci si ascolta, si prevalgono l'individualismo, l'invidia, ma l'invidia è una cosa mortale, è un veleno, Si prevalgono l'individualismo, l'invidia, l'aria si fa pesante, la vita difficile e gli incontri diventano più occasione di inquietudine, di tristezza e di scoraggiamento che occasione di gioia. Cari fratelli e sorelle, comunione e sobrietà sono valori importanti per la nostra vita cristiana. Comunione, armonia fra noi e sobrietà sono valori importanti, valori indispensabili per una Chiesa che sia missionaria a tutti i livelli. Possiamo chiederci allora, io sento il gusto di annunciare il Vangelo, di portare là dove vivo la gioia e la luce che vengono dall'incontro col Signore, e per farlo mi impegno a camminare assieme agli altri, condividendo con loro idee e capacità, con mente aperta, con cuore generoso. E infine, so coltivare uno stile di vita sobrio, uno stile di vita attento
ai bisogni dei fratelli? Sono domande che ci farà bene farle. Maria, Regina degli Apostoli, ci aiuti ad essere veri discepoli missionari nella comunione e nella sobrietà di vita. Nella comunione, nell'armonia fra noi e nella sobrietà di vita. Angelus Domini, non siavit Maria.